Buonasera. Buonasera. Siamo al quarto appuntamento con la nostra rubrica, lo speciale Lezioni di Albano 2015. Abbiamo qui presente il maestro Giorgio Battistelli. Buonasera. Come candidato sindaco, anche se ha un curriculum artistico d'eccezione, musicista, compositore di opere sinfoniche, il maestro Battistelli è da poco direttore artistico del Teatro dell'Opera di Roma e dell'Orchestra della Toscana. Inizio con qualche domanda. La curiosità di diversi cittadini di Albano, ma anche mia personale, cosa l'ha spinto a candidarsi a sindaco di Albano, quindi a scendere in campo, a scendere in politica, da un passaggio diciamo importante come scelta? Sì, sicuramente è un passaggio importante, è un passaggio che forse si può fare soltanto ad un'età precisa, quindi quando si hanno anche delle sicurezze, quando si ha tempo per dedicare attenzione anche agli altri, quindi di poter ascoltare anche gli altri. Ed è la situazione in cui oggi mi trovo, dopo tanti anni di lavoro molto introspettivo, qual è quello del lavoro del compositore, di scrittore e di operatore culturale. Sento il desiderio di occuparmi in particolar modo di questa realtà, la realtà di Albano, di Cecchina, di Pavona, delle Mole, di questi quartieri che ho visto da bambino e che oggi stanno vivendo un degrado molto forte, un degrado socio-economico e culturale molto forte, e ho desiderio di progettare una possibile ripresa di questo territorio. Anche perché lei è nativo di Albano. Io sono nato ad Albano e quindi ho un legame molto molto forte e credo che poi questi sentimenti legati alle proprie radici non si possono dimenticare facilmente. Quindi un ritorno alle radici abbastanza impegnativo, perché comunque ha deciso di mettersi, di scendere in campo proprio per cambiare l'Albano, perché come leggiamo dallo slogan, cambia musica, cambia volto. Sì, quindi più che il volto, di volti ce ne sono tanti, pronti a entrare in pista per cambiare quelli attuali. Bisogna cambiare musica, bisogna cambiare, è questa che noi stiamo ascoltando da troppi anni, è una musica che ha fortissime dissonanze. Quindi queste dissonanze creano, diciamo, un mal di vita alle persone di oggi che vivono qui ad Albano. E allora bisogna alzare le nostre richieste ed è un diritto vivere bene. È un diritto per un amministratore, ha il dovere di far vivere bene i propri cittadini. Parlando di musica, mi viene in mente, io la conosco per la sua opera Experimentum Mundi, dove lei straordinariamente è riuscito a raccogliere i rumori degli artigiani e a farne un'opera sinfonica d'eccellenza che ha avuto 400 repliche circa in tutto il mondo, se non erro. È vero che ha portato con sé gli artigiani di Albano? Sì, ne ho portati parecchi, perché è la terza generazione di artigiani che gira con me per il mondo. Ed è anche questa, forse l'idea iniziale era quella di conservare una parte, una visione del mio paese, conservarla non in un museo, non semplicemente in un ricordo, ma conservarla in maniera viva, quindi riproponendola periodicamente sui palcoscenici del mondo. Qualora dovesse essere eletto sindaco, qual è la prima cosa che cambierebbe di questa città? Aiutare a vivere meglio, significa cominciare a il traffico, il problema del traffico, quindi operare un vero piano di
smistamento dei nodi di traffico che colpiscono Albano, una progettazione per quanto riguarda i parcheggi e poi una vera efficace politica per quanto riguarda la raccolta differenziata. Questo sono un altro punto molto, molto dolente, quindi io credo fortemente nella raccolta porta a porta, una raccolta quindi differenziata spinta, e questo ci può permettere anche di progettare il riciclo, il riuso e quindi renderla anche un momento di indotto, non soltanto di uscita. Queste sono applicare la creatività in tutto quello che accade dentro un'amministrazione. Quindi queste sono, credo, le cose più importanti e poi certamente credo anche nella funzione culturale di un'amministrazione. Un amministratore deve essere propositivo a livello culturale. Quando parlo di cultura non mi riferisco alla cultura dell'intrattenimento, ma alla cultura o alla cultura della decorazione. Parlo proprio della cultura della salute, alla cultura del verde, alla cultura del rispetto. Del rispetto civico, del senso civico le persone tra di loro, quindi della socializzazione e di rendere una città accogliente, una città che non allontana chi ci abita o chi viene da fuori, ma che è capace ad accogliere, che è capace anche di creare una curiosità e un indotto economico per chi viene da fuori. Un'altra curiosità. Una volta avuta notizia della sua candidatura è questa: lei che gira il mondo, quando entra ad Albano, ingresso ad Albano, che cosa pensa come percezione proprio del mettersi nei panni, no, del visitatore in quel momento, nonostante sì, sia molto legato? C'è un'immagine molto bella di forse uno dei più grandi scrittori del Novecento, Ernst Jünger, che parla dell'occhio del ciclone. L'occhio del ciclone è quel punto dove, stando in quel punto, tu hai tutto che si muove intorno, ma tu stai fermo e quindi tutto il mondo, tutto gira intorno a te. Ecco, io quando arrivo qui ad Albano mi sembra di stare un po' nell'occhio del ciclone, sto nel centro del mondo, per me è il mio punto focale, il mio punto. Ecco, da qui posso, a volte quando vengo a trovare i miei amici o vengo per fare il lavoro politico di questi 2 anni, quando ho finito al termine della salita delle Frattocchie, che arrivo ad Albano, guardo Roma e mi sembra davvero lì rimane tutto quelli che sono i miei problemi o tutte le problematiche. Ad Albano si riprende, ho sempre l'entusiasmo e anche la convinzione che Albano possa riprendere un'attività e uno slancio economico, anche di ruolo sul territorio molto forte. Ho visto che lei parla più volte di rilancio, no? Quindi le chiedo, fermo restando che non bisogna e non vogliamo che si facciano critiche agli avversari politici, però che cosa pensa dell'attuale operato dell'amministrazione? Come trova Albano, lo stato di salute di Albano attuale? Beh, Albano è malata, purtroppo, e quindi dobbiamo cercare i rimedi per guarirla. Quindi per guarirla è chiaro che bisogna fare un cambio, e poi può essere un cambio di musica, un cambio di personaggio, un cambio di amministratori. Io credo che è necessario, non ho mai fatto attacchi diretti a nessuna formazione politica, e anche con tutti i collaboratori della coalizione abbiamo sempre sostenuto che la miglior critica è la proposta del nostro programma, quindi sono i nostri programmi, quello che noi proponiamo saranno la critica maggiore a chi ci ha amministrato in questi 5 anni e a chi ci ha amministrato precedentemente. È chiaro che ci sono, non si può pensare di trovare soluzioni affrontando un problema alla volta o affrontando i problemi in modo settoriale. Una città è un organismo molto ampio, un organismo vivente, quindi se i settori non devono stare in comunicazione l'uno con l'altro, quindi non ci si può
occupare di traffico se non ci si occupa di salute, se non si occupa del verde, se non ci si occupa di come di sviluppo culturale, di come i giovani che stanno ad Albano, che tipo di orizzonti gli si possono offrire, di come affrontare il polo scolastico ad Albano, di quale prospettive dare alle persone che vengono fuori, il turismo, che tipo di prospettive turistiche noi possiamo offrire alle persone. Non possiamo dare per scontato che chi studia ad Albano dopo il liceo debba andare fuori a fare l'università e poi a trovarsi il lavoro fuori. Ecco, forse una delle mie ambizioni è proprio trovare, questa è la mia ambizione, dare motivazioni alle persone che hanno studiato qui ad Albano di restare ad Albano, perché ci sono delle opportunità per poter dare e creare un'attività commerciale o creare, diciamo, un proprio lavoro, un proprio ruolo. Un grande lavoro trattenere l'eccellenza ad Albano. Adesso le chiediamo, insomma, di parlarci della sua squadra. Ha diverse liste a sostegno? Diverse liste, è stato un percorso molto piacevole e arricchente, perché non soltanto si è arricchito da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista umano. E le cose, quando si muovono su questo doppio binario, credo che è il modo migliore. Naturalmente la prima lista che è stata creata è quella di Fabbrica Albano, proprio un'idea dell'Homo Faber, quindi di dire facciamola Albano, creiamo una vera fabbrica, fabbrichiamo una nuova Albano, una fabbrica, un Albano che poggia su dei pilastri importanti come quella dei principi etici e morali e di ascolto dell'altro. Questo credo che sia fondamentale. Un'altra lista è quella di Albano Bene Comune, una lista, diciamo, di persone che hanno avuto già una formazione politica, ma che sono usciti da partiti così più convenzionali e riconosciuti. E il centro-sinistra dei cittadini è un recentissimo avvicinamento, è uno spicchio del PD che ha chiesto in questi ultimi 6 mesi più volte, è stato chiesto di poter fare delle primarie e quindi sono state, credo, negate in questa, e quindi hanno deciso di allontanarsi dal PD e entrare in questa coalizione. Poi Libertà e Partecipazione è un movimento molto sensibile a quella che è la partecipazione delle persone, dei cittadini che operano sul territorio, che operano all'interno dei quartieri, quindi, diciamo, sono i consiglieri più attenti di quello che accade nel particolare, no? All'interno del quartiere. Sono i campanelli, no? D'allarme, le segnalazioni. Certo, e sono fondamentali. E poi fare Cecchina Pavona, che sono delle liste dove, anche se con problematiche diverse, da Cecchina, perché Cecchina è un territorio che deve essere rivalutato, è un paese che è stato lacerato in parte da un'attività industriale che poi si è fermata, quindi abbiamo questi fantasmi che lì bisognerà reinventarsi in che modo rimetterli in attività. E Pavona che vive questa, in parte anche Cecchina, ma Pavona vive anche questa peculiarità, questa particolarità delle tante comunità etniche, di paesi, di stranieri che vivono. Quindi anche lì sarà necessario suggerire una politica di integrazione culturale, ecco, non soltanto economica, ma anche culturale all'interno del paese. Quando parlo del paese non mi riferisco soltanto a Pavona, parlo di Pavona, Cecchina e Albano. Infatti questo volevamo sottolineare. Sì, per non ripetere continuamente le tre città, ma noi ci muoviamo sempre su queste tre città. Il progetto che stiamo portando avanti è un progetto che riguarda le tre città, naturalmente con pressioni, specificità diverse a secondo del luogo, dello spazio. È chiaro che se facciamo una politica sul centro storico di Albano è completamente diversa da quella che possiamo pensare per Pavona o per Cecchina. Pur avendo come concezione l'area unica. L'area deve essere unica, pensiamo anche
a un progetto che abbiamo chiamato di Central Park, dove ce ne parli, è interessante. Di un verde che possa unire queste tre città. Ah. Quindi pensare a tutta l'area che sta sotto, da Monte Savello, che arriva da Cancelliera, Cecchina, che poi è stata ad Albano, di creare un'area verde anche pedonalizzata, dove le persone possono andare. Cioè, ma è un progetto ambizioso che vogliamo sicuramente porteremo avanti nel momento in cui ci troveremo ad amministrare questa città, ma la porteremo avanti con sorriso, come nella foto che abbiamo scelto, che non è un sorriso di leggerezza, ma è un sorriso di ottimismo. Beh, in questo periodo poi un po' di ottimismo serve come. Prima di rivolgersi ai suoi lettori, sappiamo che oggi presenterà insomma la sua candidatura ufficialmente, quindi ci sarà un grande evento, anzi se vuole brevemente parlarne, che cosa, un piccolo assaggio di una particolarità del suo programma elettorale, un'idea particolarmente che le sta particolarmente a cuore. Ma guardi, oggi presenteremo, diciamo, la prima uscita ufficiale di tutta la coalizione, le sei liste, e quindi con ognuno con i propri candidati saremo tutti insieme. È la prima delle uscite, ne avremo tantissime in quest'ultimo mese. Di progetti a cui sono particolarmente legato ce ne sono diversi, ce ne sono molti, ma uno che penso che sia anche, che potrà diventare, si potrà trasformare in un motore molto interessante per Albano, un motore turistico molto interessante, riguarda proprio la dimensione culturale. Io penso sempre alla cultura come una leva socio-economica, ecco, per attivare per attivare anche attività economiche e non soltanto di crescita culturale. Quindi un progetto a cui tengo molto è proprio il Museo della Mano. Creare ad Albano, la zona dei Castelli Romani, è una zona che è cresciuta, si è sviluppata grazie proprio alla mano. Sono state le mani degli artigiani, subito dopo la guerra, che hanno ricreato questi posti, che hanno ricreato il posto, che hanno creato quegli oggetti meravigliosi come le tinozze, come le botti, come le case, i muratori, i fabbroferrai, gli scalpellini, i calzolai, gli arrotini. Cioè è tutto un mondo naturalmente in via di estinzione, ma è un mondo che ha un forte potenziale e una sapienza che rischia di perdersi. Allora abbiamo pensato di creare un museo della mano, ma un museo vivo, non un museo per cose ferme, e quindi di ripercorrere la storia della mano, dalle prime forme in cui è stata ritratta dall'anno 1000 o ancora prima, nelle grotte, nei modi in cui è stata raffigurata, fino ad arrivare all'immagine dell'ologramma, un'immagine tridimensionale, certo. Tutto quello che ha creato la mano, cosa è stata capace di creare la mano. Ecco, questo credo che è un progetto, non ci sono precedenti in nessuna città europea, sì, in effetti è una cosa completamente nuova. Potrà essere interessantissimo per i bambini, perché è un luogo che si può, non solo per i bambini, ma un luogo che si può frequentare e capire che cosa ha realizzato, certo, educativo, la mano, educativo, certo. Che cosa è stata fatta la mano, che cosa si può fare alla mano, cosa succede quando la mano tocca il ferro, quando tocca il legno, quando tocca il cuoio e così via. Ecco, questo è un tributo importante. In un'epoca in cui si tende a essere più eteri, si tende a un'alta tecnologizzazione del linguaggio, ecco, questa, la tecnica del linguaggio si piega, si forgia, ha bisogno anche di un approccio più concreto. Beh, un'idea senz'altro per Albano quasi necessaria a questo punto, dopo il suo... Sì, credo di sì, ci credo. Le chiediamo se vuole rivolgersi in camera ai suoi elettori. Sì, beh, io sono consapevole che
che ogni politico è convinto ed è portatore di una verità, e quindi è difficilissimo contrapporsi alle tante verità. Io penso che la cosa migliore è fidarsi della propria intelligenza. Mettersi in queste elezioni sono molto molto importanti, e quindi bisogna ascoltarsi, bisogna essere capaci di analizzare, vedere indietro cosa è stato fatto in questi anni, in questi ultimi 5 anni e nei 10 anni precedenti, quali sono le esigenze dei cittadini, quali sono le sue esigenze, quelle che lei ha, le problematiche che lei vive giorno dopo giorno, e se l'amministratore ha ascoltato, se l'amministrazione che oggi c'è, che oggi ci governa, ha ascoltato le sue esigenze. Se lei trova che questo è stato possibile farlo, e con un metodo meritocratico, con un metodo trasparente, con un metodo oggettivo, continui a votare quelli che già ha votato. Se lei pensa che invece ci sono stati dei problemi, pensa che le cose, il lavoro si possono prendere soltanto alcune persone attraverso pressioni, attraverso dei canali che non sono quelli di assoluta trasparenza, che vuole rendere Albano una città più viva, più aperta, una città più meno provinciale e, perché no, più internazionale. Rendiamola più internazionale, dobbiamo alzare le nostre ambizioni. Albano deve essere una città internazionale e dare motivazioni a un pubblico che viene, a un turismo che viene da Vienna, che viene da Berlino, che viene da Milano, che viene da Londra, dargli delle motivazioni per trascorrere un fine settimana, un weekend ad Albano, perché ad Albano accadono delle cose che in nessun'altra parte accadono. Quindi se lei vuole questo, se volete questo, votate la nostra coalizione di Fabbrica Albano. Grazie. A Giorgio Battistelli facciamo il nostro in bocca al lupo. Grazie, grazie tanto. Grazie.